Te lo chiedo ancora una volta. Sono veramente io l'uomo che ami? Naturalmente. Non si vede, forse. A dire il vero, no. Questa storia ti sta assorbendo del tutto e... E quando rivedrai Alexander, non so se mi risponderai ancora naturalmente. Al momento la mia vita non è altro che un enorme caos. Sì, è vero, ti chiedo scusa. Non posso pretendere che tu mi dica adesso come andrà avanti tra noi. Mi rendo conto che per te questi giorni debbano essere logoranti. Grazie. Sei un amore. Che ne dici se noi due, anzi noi tre, facciamo le valigie e ricominciamo tutto da capo? No. Gregor, non risolveremo nulla. Ma pensaci, avresti finalmente l'occasione di lasciarti i problemi alle spalle. Il Fürstenhof è casa mia, qui sto bene e non voglio andarmene. E poi non avrebbe senso, fuggire di fronte ai problemi è un grosso errore. Beh, allora, non posso fare altro che aspettare. Io sono in hotel, se hai bisogno di me. Mi sento così triste. Non capisco più niente e mi scoppia la testa. E poi cosa ci faccio qui? In una famiglia dove tutti mentono a tutti. Però non voglio andare via. Non riesco a vivere lontano da Alexander. Eppure io amo Gregor. Maledizione, perché è tutto così complicato? Laura! Laura, permettimi almeno di spiegarti, per favore. Capisco quanto tu sia sconvolta e vorrei che le cose fossero andate diversamente, credimi. Tu sapevi quello che ci stavi facendo. Laura, ti prego, dammi l'opportunità di risolvere tutto quanto. E come? Non si può tornare indietro nel tempo. Dì un po', ma non l'hai ancora capito? Proprio non ti rendi conto del male che ci hai fatto, vero? Laura, io vorrei dirle che... Già. Immagino che in questo momento non abbia molta voglia di ascoltarmi. Io la capisco benissimo. Tuttavia, vorrei che sapesse che mi rendo conto di avervi fatto del male. Invece credo che non ne abbia la minima idea. Io e Alexander abbiamo vissuto un inferno. Nessuno ci può capire. La prego, non... Se avesse coinvolto solo me... Beh, insomma, potrei anche accettarlo. In fondo io non conto niente per lei. Ma no, è suo figlio. Alexander è suo figlio. E ha lasciato che soffrisse per dei mesi. Mi chiedo perché. Gli crollerà il mondo addosso quando scoprirà di avere un padre così cinico e insensibile. Non trovo nemmeno le parole per descrivertelo. Non ho mai visto Gregor in quello stato. Avevo quasi paura che spaccasse tutto da quanto era fuori di sé. È normale che sia sconvolto. Mamma mia. Ah, e poi quando mi ha detto che tu e Alexander non siete fratelli, ti giuro che mi sono letteralmente sentita svenire. Ti capisco. Io ormai sto vivendo con la perenne sensazione che mi manchi la terra da sotto i piedi. Piccola. Probabilmente questo dipende anche dal fatto che non mangi abbastanza. Dai, mangiati il tuo yogurt almeno. Tieni. No, ho lo stomaco chiuso. Ti devi sforzare, fallo per il bambino, d'accordo? Dai. E adesso che succederà? Intanto bisogna informare Alexander. Quando tornerà da Barcellona. Oh, poveretto, immaginati lo shock. All'improvviso scoprire che tua madre ti ha mentito per una vita intera.
Avanti, bevi un po' di succo. Come farai a guardarlo negli occhi ora che hai cambiato tutto? Non lo so. Davvero non lo so. Abbiamo fatto i salti mortali per cercare di trasformare il nostro amore in amicizia o in una specie di rapporto fratello e sorella. Ma non è servito a nulla, vero? È stato tutto inutile. I pianti, le notti insonni, tutto quanto. No, no, aspetta. Adesso devi essere molto più positiva e pensare al futuro. Quello che conta è che finalmente non ci sono più ostacoli. Vuoi dire tra me e Alexander? Esatto. Insomma, la vostra storia d'amore è ormai una specie di film. E quindi deve esserci per forza un lieto fine. Però io amo anche Gregor. Lui è fantastico e... Certo, io so bene di cosa parli. Ma non te ne saresti mai innamorata se avessi saputo che Alexander non è tuo fratello. Giusto? Io torno a lavorare, però ascolta. Adesso ti bevi il succo di mela, mangi lo yogurt e dopo continuiamo a parlare, ok? Ancora? Sì, mi segui. Prendi cosa questo. Deve farci con le nocciole? Degli amaretti. Ti sembrano abbastanza fini? Non proprio. Allora, le trito ancora un po'. Lascia, ci penso io. No, tranquilla, non è un problema. Laura. Io. Capisco benissimo che tu ce l'abbia con Alphonse. Io ce l'ho con tutti. Con mio padre, con Charlotte Zalfeld. Con Alphonse Zumbichler. E anche con lei, lo sapeva, vero? Sì, ma... diciamo non ufficialmente. E comunque non ero la persona più adatta a dire a tutti la verità. Però poteva convincere Alphonse. È quello che ho provato a fare. E tu non hai idea di quanto abbia sofferto per la situazione in cui si trovava. Oh, poveretto. Era davvero a pezzi. Però non sapeva come dirvelo. E questo cosa significa? Aprire la bocca era troppo difficile. Pensa un attimo alla vostra situazione. Alexander era sposato con Katarina e tu eri fidanzata con Gregor. Così avrebbe rovinato due coppie. Ad Alphonse è letteralmente crollato il mondo addosso quando l'ha scoperto. Prova soltanto a metterti nei suoi panni, se puoi. Alexander è cresciuto davanti ai suoi occhi. E lui non aveva idea che fosse suo figlio. Riesci a immaginare come possa sentirsi? Certo che per te. So cosa mi... Pomodoro e mozzarella, so che ti piace tanto. Se non sbaglio, oggi non hai ancora mangiato niente. È buono. Ascolta, sono appena andato a vedere uno studio medico. Indovina dove? Non saprei, a Monaco? No. Qui in paese, molto più vicina. Ah. Già. L'arredamento non è niente male e c'è una farmacia proprio davanti. Allora, cosa ne pensi? Mi ci vedi come medico del paese? Altro che. Ma quindi tu... vuoi stabilirti definitivamente? Sì. Hai detto di non volertene andare perché questa è casa tua. Perciò d'ora in poi sarà anche la mia. Almeno ti starò vicino. Potremo crescere insieme nostro figlio. E io finalmente potrò riprendere il mio lavoro. Sarebbe così bello. Forse è troppo. Vedi, Gregor, la mia vita è cambiata di punto in bianco. È vero, ho detto che non me ne voglio andare, ma...
Non ho idea di cosa succederà adesso. Adesso che Alexander saprà la verità. Laura, non credi che questo sia un segno del destino? Cosa? Lo studio medico. Il fatto che si sia liberato proprio adesso e a due passi da casa nostra. Non mi parlare di destino. Non voglio fare per sempre l'addetto alla manutenzione. Tornerei ad essere un medico, finalmente. Certo, ed è più che giusto. Ma temo che dovrei decidere da solo io. Io per il momento non so proprio cosa dirti. Sì, forse hai ragione. Dovrei prendermi ancora un po' di tempo per riflettere.